Buongiorno, allora prima di iniziare questo vlog volevo chiedervi due cose perché molte persone non hanno ancora risposto al sondaggio, per cui andate sul mio profilo dove c'è scritto community, schiacciate lì e praticamente vi esce la schermata dove io devo. Cioè dove io devo, dove voi dovete praticamente schiacciare il sondaggio che ho fatto. Adesso non so quando vedete questo vlog. Comunque ci sono due sondaggi che ho fatto, per cui andate a rispondere a questi due sondaggi se non l'avete ancora fatto e se per caso non riuscite scrivetemelo qui sotto in questo vlog. Allora, il primo sondaggio era se volete i video vlog anche il sabato, oppure volete solo vedere i video che ho già registrato, che ne ho tantissimi, praticamente passerà un mese per vedere tutti questi video, solo al martedì e al giovedì. O se volete che aggiungo il vlog al sabato, cioè che metterò 3 video a settimana per tenervi compagnia. Però al sabato metto il vlog. Fatemi sapere se volete il vlog al sabato. Ovviamente i vlog che faccio sono quelli già, cioè quelli che sto facendo in questi giorni in quarantena. Non sono già registrati i vlog, per cui li sto facendo al momento. Per cui fatemelo sapere perché io i vlog li faccio in settimana. Poi dipende, ci sono certe volte che metto le clip a pizzettine nei giorni e ci sono quelle volte che io registro solo in un giorno, dipende. Però fatemi sapere perché non so se mettere anche il sabato i vlog e fare 3 giorni appunto a settimana o fare solo 2 giorni. Fatemi sapere sotto in questo video. Invece il secondo sondaggio era quando pubblico i video. Quando preferite che io pubblico i video? Io, come sapete, pubblico i video sempre alle 2 del pomeriggio. Questo sondaggio, appunto, c'era scritto quando volete che io pubblico i video, cioè a che ora? Allora era alle 2 del pomeriggio, alle 3 del pomeriggio, alle 5 del pomeriggio, alle 7 del pomeriggio di sera o alle 8 di sera. Per cui fatemi sapere sotto in questo video. Cioè, l'ora in cui vedete i video, quando io li pubblico, perché ho notato che alle 2 molta gente non li guarda i video, non so perché, bello che siamo in quarantena, credo che molta gente a casa, non so cosa fate, per cui credo che chi non ha niente da fare guarderà i video su YouTube come faccio io quasi tutti i giorni. Per cui vedo che alle 2 non li guardate i video. Infatti chiedo a voi quale orario volete che io pubblico. All'inizio avevo deciso di pubblicare i video verso le 5 del pomeriggio, però non ero sicura. Allora ho detto prima chiedo a voi, siccome siete voi che guardate i miei video, allora per essere sicura, chiedo a voi se va bene alle 5 del pomeriggio o che ne so, alla sera se non riuscite a guardarlo al pomeriggio, cioè non lo so, fatemelo sapere perché poi quell'orario che voi mi dite, cioè chi praticamente risulta, cioè se il sondaggio e i commenti risultano di più di quell'ora, ovviamente io pubblico quell'ora e lascerò sempre quell'ora lì. Per cui fatemelo sapere sotto in questo video. Mi raccomando, ricordatevi, se volete sapere se io pubblico il sabato il vlog che devo registrare, oppure, così me lo vi tengo compagnia, oppure l'orario in cui io dovrei pubblicare. Cioè, non oppure, mi dovete dire l'orario in cui io devo pubblicare i video. Per cui, se non volete che io pubblico alle 2, fatemi sapere a che ora volete che io pubblichi. Detto questo, io chiudo, vado a finire di montare i vlog che avete già visto, quello
cosa fare in quarantena, che avete già visto giovedì 2 aprile. Io finisco di montarlo e ci vediamo dopo. Così continuo questo vlog. Non mi piace tanto parlare, anche perché se parlo c'è sottofondo i miei che urlano, il mio ragazzo che rompe le scatole. Poi ci sono i miei fratelli, per cui diciamo che preferisco farvi vedere senza parlare, che forse è meglio. Ci vediamo dopo. Volevo farvi vedere le cose praticamente della Thailandia, gli acquisti che avevo fatto in Thailandia, anche se l'avete già visto nel vlog, ma volevo farvi vedere praticamente queste creme e anche dirvi di questo balsamo. Allora, in pratica ci sono. Scusate se sentite rumore, ma o è mio fratello che scassa le palle, oppure ci sono, ripeto, i miei. Per cui ci sono questi qua. Dicevo, questi balsami, volevo parlare di queste cose. Allora, questi che balsami, volevo dire burro cacao. Questi qua, questo è all'anguria e poi io l'ho preso alla fragola. E sono praticamente fatti così. Adesso non so se si vede perché ho poca luce. Comunque, volevo farvi vedere come è fatto. Perché ovviamente vuole andare in Thailandia. Praticamente è fatto così e se lo aprite ha un odore spettacolare. Praticamente si sente un odore proprio strabuono. Poi l'ho provato sulle labbra ed è ottimo come prodotto. Non è male e mi piace, anche perché questo è naturale al 100%, perché loro le cose le fanno naturali al 100%. Infatti sono, adesso non so, allora l'ho pagato 75 baht e non, sì, c'è scritto naturale ingredienti, sono buonissimi. Volevo provare anche questo all'anguria, però prima ne uso uno perché se li apro tutti poi ho paura che poi vanno male, allora li lascio così. E sono questi qui che sono ottimi, per cui ve li consiglio se per caso andate in Thailandia, ovviamente chi ha la possibilità. E poi ho preso queste maschere, sono, io amo le maschere in tessuto, poi con il prezzo che hanno loro ne ho presi tantissime e volevo farla poi una per farvi sapere come erano. E secondo me sono una bomba. C'è all'anguria, poi c'è questi qua al Pokémon. Questi qua che ho preso al Pokémon e poi 65 byte, cioè praticamente qua costano anche più di 3 euro le maschere, lì neanche. Cioè con 50 centesimi anche meno li prendi. Ne ho presi un casino perché c'è 3 euro 3 maschere, cioè 1 euro a maschera. C'è anche questa, l'avocado. C'è questa con la lumaca. Io praticamente le vorrei provare anche cetriolo. Questa qua l'aloe vera, che questa qua è naturale al 100%. E ovviamente c'è. Poi pesano, hanno tanto liquido dentro. E sono, secondo me, cioè, io adoro queste maschere. Poi se vedete, ad esempio, questa si vede. Cioè, si vede qua. Adesso non so se, ecco, si vede la maschera. Questa fa schifo. Volevo dire, questa sembra una bomba. Fa schifo perché stavo guardando il mio ragazzo che non ha un cazzo da fare, non lo so. Poi c'è anche questa, la lumaca in 3D. Poi questi qua che sono top. E poi c'è questa qua al
all'ananas. Troppo. Cioè, ovviamente vi farò sapere sui prodotti finiti o anche sul prossimo vlog per vedere se sono ottimi, già solo provandone uno, ma credo di sì perché io amo queste cose. E poi c'è questo, che sono praticamente i pack. Adesso non so se con una mano riesco a farvele vedere. Sono fatti così. Ce ne sono tantissime, sono fatti così. Cioè, anche questi ovviamente li provo e vi farò sapere. Però, ad esempio, questo l'ho pagato sui 6 euro, credo. 6 euro. E ma ce ne sono tantissime, saranno più di 20 di questi. Per farvi capire, invece qua da noi costano 30 euro solo queste. Per cui, cioè, è top. Comunque vi farò sapere. Siccome le persone non hanno visto il mio shopping della Thailandia, che era la seconda parte, ve le faccio vedere qua, così almeno, cioè, chi è interessato, io ovviamente ve le dico. Però ho fatto la collezione delle maschere e a voglia, per, calcolate che io una maschera la faccio una al giorno, per cui un mese sarei a posto, perché sono tantissime, poi sono troppo belle. Niente, adesso mi metto il semipermanente e questa volta mi faccio questo colore qui, voglio provarlo. E poi vi faccio vedere il risultato. Per cui, lampada è pronta, mi metto lo smalto, c'è lo smalto semipermanente e niente. Ok, video quasi pronto per giovedì 2 aprile. Intanto foto le unghie, praticamente viene così, non è male come colore. Non so, vediamo. Si sporcano facilmente. Ops. No, non è male. Intanto aspettiamo il video. 17 secondi. Voi ovviamente l'avete già visto. Biscotto alla Nutella fatto in casa. Ma come? È buono. Solo che ho messo pochissima Nutella, che si vede poco, però è buono. Comunque, volevo dirvi di andare a seguire ricette e risate in pochi minuti. Spero che ho detto il nome del canale giusto, perché sbaglio sempre. Perché quello che avete visto prima, cioè il biscotto Grisby al cioccolato, praticamente è la ricetta che ha fatto ricette risate in pochi minuti. Per cui io l'ho copiata da lei, giustamente, perché lei fa, cioè nel suo canale fa le ricette e sono veramente buoni. Ho provato tante ricette che
erano spettacolari. In 2 giorni praticamente tutto quello che facevo, i miei fratelli e il mio ragazzo li mangiavano praticamente tutti, non ne lasciava neanche uno, ed erano buonissimi. Oggi ho provato a fare questa ricetta che ha fatto lei sul suo canale, e giustamente volevo taggarla sul mio canale perché secondo me fa delle ricette spettacolari e buonissime, per cui mi raccomando, andatela a vedere. Vi lascio il nome qua, così andate a vedere il suo canale, perché veramente, veramente merita. Io non so perché guardo lo schermo e non guardo il puntino. Comunque veramente, veramente merita di guardare le sue ricette e provarle, perché sono veramente spettacolari. La maggior parte sono le ricette, appunto, quelle che quelle che lei fa vedere sul suo canale. E sono delle bombe, per cui ve lo consiglio, andate a vedere le sue ricette. Per cui grazie mille per le tue ricette, perché sono veramente proprio bombe, proprio veramente bombe, perché ho visto tantissime ricette su YouTube che però la maggior parte sono difficili da fare, invece le sue sono talmente facili che riesci a farle e ti vengono, cioè proprio molto buone. Comunque volevo ovviamente parlare di lei, dato che è molto brava. Volevo solo precisare questo. Niente, allora, volevo anche dirvi che questo vlog lo vedete sabato, che lo pubblicherò alle 2 del pomeriggio, come gli altri video che ho fatto. Invece, da martedì, che in teoria... Allora, sinceramente non lo so. Allora, fatemi sapere, perché voglio aprire le uova insieme a voi di Pasqua. Per cui fatemi sapere se volete che pubblico il vlog lunedì pomeriggio, verso le 5, oppure martedì. Fatemelo sapere se volete il vlog o lunedì o martedì. Se ovviamente non riesco a trovare una risposta, giustamente pubblicherò il vlog di Pasqua per lunedì, che è Pasquetta. Domenica no, perché giustamente, a prescindere, che non pubblico di domenica. Comunque, siccome ci sarà un secondo vlog, ne sto facendo praticamente tantissimi, perché me l'avete chiesto in tanti. Allora, questa volta, solo per questa settimana, praticamente volevo solo aggiungere un altro vlog. Per cui, invece di vedere tre video a settimana, ne vedete 4. Per cui, ok, sono un po' troppi, ma tengono compagnia. E ovviamente sto cercando di non farli durare tanto. Per cui fatemi sapere se volete il vlog che apro le uova, che è un vlog ovviamente dove apro le uova, pubblico, cioè che lo pubblico lunedì o martedì. Fatemelo sapere, così almeno so già cosa fare. Ovviamente questo vlog andrà su sabato, io saprò prima di domenica quale giorno dovrei pubblicarlo. Per cui questa è la notizia, praticamente, che faccio un altro vlog, che è il secondo. Il terzo sarà la prossima settimana, che è sabato. In più, ho visto nel sondaggio che 6 persone, cioè 6 voti, nel sondaggio ci sono stati 6 voti dove voi preferite che io pubblico i video alle 5 del pomeriggio. Secondo me è un'ottima idea quell'orario, perché così almeno qualcuno riesce a vedere i miei video e secondo me restano, cioè in più riuscite a vederli e è più facile anche per me per montarli e caricarli su, perché ci vuole tanto per montare un video, specialmente se dura 20 minuti, e specialmente editarlo, specialmente i vlog. Quante volte dico specialmente non lo so, ma in poche parole sono
È tantissimo montare i vlog, però a me piace fare queste cose e giustamente sia montarli che a registrarli mi piace. Poi ovviamente con la vostra compagnia so che tenendoci compagnia è ancora più bello perché voi mi scrivete sia in privato che sotto nei video e io ovviamente poi resto in contatto con molte persone. Cioè, non lo so, secondo me è bello perché tu parli, cioè parli con persone, conosci queste persone, poi ti affezioni perché io quando mi iscrivo a un canale, dopo tanti anni che guardo quel canale, io mi affeziono a quella persona che ovviamente nel suo canale lei fa i video, per cui io mi affeziono a quella persona, cioè io sono una ragazza così, poi gli altri non lo so come sono, però io sono molto diversa e sinceramente secondo me è bello. Poi non lo so come la pensano altre persone. E in più volevo ringraziare, già che ci siamo, che se no mi dimentico sempre, volevo ringraziare quella persona, non so se è un maschio, non so se è una femmina, che tutti, ma proprio tutti, ma tutti i miei video mette non mi piace sotto i miei video. Per cui grazie, perché so che guardi tutti i miei video, per cui grazie che guardi tutti i miei video e che metti non mi piace sotto i miei video. Che poi è solo quella persona che mette non mi piace. Le altre invece sono tutti like positivi e basta, tranne quello negativo che è un dislike. Non lo so, questa persona che problemi ha, non lo so, io non mi faccio problemi, sinceramente. E per cui, cioè, puoi andare avanti quanto vuoi a mettere non mi piace in tutti i miei video, perché poi sono tutti, tutti, tutti. E niente. Detto questo, ovviamente volevo precisare questa cosa qua, dato che vedo questa persona che sembra che lo fa apposta a mettere non mi piace nei miei video. Boh. Poi volevo dire una cosa. Allora, sinceramente, se non ti piacciono davvero i miei video, uno, non capisco perché li guardi. Due, non capisco perché mi segui. E tre, non capisco perché mi metti proprio così sotto i miei video. Non lo so, non ho capito ancora la mentalità delle persone. Vabbè. Fin quando è uno, mi va bene. Poi quando inizieranno a essere tanti, ci dovrei fare l'abitudine. Quello è sicuro. Ok, sono 9 minuti che parlo. Mamma mia. E niente. Andiamo avanti. Andiamo avanti così. Infatti è buio. Mi vedete poco. Ovviamente mi vedete pochissimo. Vabbè, niente. Ci vediamo dopo. Vediamo cosa faccio. Mamma mia, è diventato proprio buio buio. Allora ci vediamo dopo. Allora, dopo aver mangiato, adesso giochiamo un po' e poi vediamo la televisione. Allora, i giochi sono questi, che sono quelli che abbiamo scaricato. Se non avete visto il video della nuova Xbox, andatelo a vedere sul mio canale. E comunque questi qui sono i giochi. Allora, praticamente ho scaricato Alice, quello horror che è abbastanza carino. Questo qui degli zombie che devi ammazzare, però secondo me non è che non riesco ad andare avanti, per cui non lo so se lo terrò. Questo della Disneyland, delle avventure, che è molto carino. Ci sono dentro praticamente tutte le cose della Disney. Ed è molto bello, per cui sto facendo le missioni. Poi PES 2020, che vabbè, quello ci gioca il mio ragazzo. Questo qua delle macchine che non ci ho mai giocato, ci ha giocato lui, non so se è bello, sinceramente.
Questo che non può mancare, The Sims 4, quello che praticamente ci giocano tutti e io ovviamente l'ho preso gratis. In Che gratis. teoria sì. E Veramente un figlio. abbiamo pagato solo 3 euro, 4 4 euro al mese, ma c'era dentro questo ed euro. Sì, era questo è scaricabile. Allora, palese. per cui questo è stato, diciamo, preso gratis, non è che l'abbiamo pagato. Abbiamo pagato solo il pacchetto dove tu potevi scaricare tutti i giochi. Poi, per cui questo. Poi c'è questo qua della Volpe che non è che, cioè, è carino, ma non è che mi piace tanto, per cui sono indecisa di tenerlo. Questo qui non so come si gioca, non so come si va avanti. Per cui credo che lo cancellerò. Questo l'abbiamo finito, che ne vado pazza, della Life is Strange 2. C'era l'1, però l'1 non l'ho trovato e abbiamo scaricato il 2. Abbiamo fatto 5 episodi, sono stati bellissimi, l'abbiamo completati tutti. GTA 5, che giustamente lo stiamo quasi finendo, tutte le missioni. E questo Dead Seance on One praticamente parla sempre degli zombie, però che devi salvare una ragazza, cioè una ragazzina con un signore praticamente. Ed è carino, molto bello. L'unica cosa che volevo andare avanti, perché questo l'abbiamo finito, c'è anche la seconda parte, ma in inglese. Per cui se per caso conoscete questo gioco, ma in italiano, fatemi sapere sotto nel video. In più, fatemi sapere se volete un gameplay di GTA 5 e ovviamente dei Sims 4, che ovviamente io ve le faccio. Non so perché si sta aggiornando. Perché in aggiornamento dei Perché Sims? adesso si aggiornano le applicazioni. Ah, bene, per cui ci vorrà almeno mezz'ora, ora che lo aggiorna. E niente, questi qui sono i giochi che abbiamo dentro all'Xbox. Ancora i CD non li abbiamo comprati, poi quando si, diciamo, sbloccherà la quarantena andremo a comprare altri giochi nei CD. Comunque fatemi sapere se volete un video a parte dove giochiamo insieme a The Sims e a GTA 5, così almeno farò una parte. Siccome ho la batteria scarica, giochiamo quei 3 minuti e poi Che si carica GTA, ciao. no, non GTA. Io volevo fare vedere The Sims, ma Quello che si carica anche lui. ora che si fa Passa pazzo. l'aggiornamento, Passa pazzo che niente. vuoi. Però questo qua volevo farvelo vedere, che è anche carino. Per cui vi faccio vedere questo e gli altri non riesco a farveli vedere perché ora che si caricano ci vuole un po'. Però fatemi sapere se siete interessati. Ups, scusate. Se siete interessati che giochiamo insieme. Per cui giochiamo questo, quei 2-3 minuti. Anche perché di sicuro sto video è durato tanto. E basta, così almeno. Sono praticamente le 9:33. Per farvi capire, le 9:33. Comunque, siccome io con una mano non riesco a giocare, giustamente faccio un po' di fatica. E comunque molto bello questa cosa qua, perché è un livello, infatti, cioè, io sono al 3%, ancora devo fare tanto. Facciamo continua partita. Adesso si carica e ovviamente, a prescindere che spero che questo video non ha durato tanto,
Comunque vabbè, vi faccio vedere praticamente come funziona e come si gioca. Poi se volete un video a parte anche su questo, fatemi sapere che lo farò, così almeno giochiamo insieme e ci scambiamo consigli sui giochi. Che secondo me è anche divertente fare tipo questi video qua. Su questo no. Se non ci vuole 10 anni per caricare. Ok, io sono questa bambina qua. Praticamente devo trovare il libro illustrato, che ancora non ho ancora capito dove posso trovarlo. Allora, con una mano non è facile. Io seguo la freccia, cioè questa qua gialla, che ti indica dove devi andare. La macchina fotografica, fai una foto souvenir. Che in teoria dovrebbe segnare qua. A meno che devo entrare qua dentro. No. È difficile con una mano. Oh. Comunque potete anche salire sulle giostre. Pronto, ce n'è uno. Non degli altri sono nessuno. Cioè, voi schiacciate. Allora, per interagire schiacciate la X. Oh, rieccoti, che bello. Hai già ritrovato le mie foto? No. Ok, poi c'è la freccia che ti indica che vai giù. Sì, è il momento di ballare. Solo che ovviamente devo andare avanti, ma non riesco a trovare il coso, per cui usciamo. Quanta fretta, adesso non muore un'altra per me. Io non so, allora. Ripeto, con una mano non è facile. Ah, quella giostra. Non ho capito che giostra è. Io devo fare la fila. Madonna. Devo fare tutta sta fila per giocare. Sì, perché puoi giocare, ci sono giochi a parte. Puoi andare, ad esempio, negli altri giochi. Allora, vediamo un po', andiamo qua. Presto, non fare tardi. Vediamo. Buongiorno signorina, sono il Bianconiglio, araldo reale di sua graziosità, sua maestade, la regina di cuori. Oh, una stretta di mano, ma certo. Che cosa stai... Oh, sto volando. Che bello. Sto volando. No, vabbè, è troppo divertente. Cosa? Oh, non farmi arricciare i baffi. Ok, vabbè, niente. Usciamo. Addio. Andiamo da un'altra parte a vedere se usciamo. Ah, perché ci sono, ad esempio, vediamo se... No, qua è chiuso. Cioè, in pratica ti indica dove devi andare. Cioè, con quella freccetta che si illumina, praticamente ti indica il posto in cui tu devi andare. L'ho ripetuto almeno 300 volte. E dice Topolino. Però, vabbè, vediamo cosa dice Topolino. Volevo dire Pinocchio. Allora, questo non ha la voce. Non so perché, ma certi non hanno la voce e certi sì. Carino anche tipo, anche Pinocchio. Ok, facciamoli tutti, così almeno so che l'ho fatto. Ok, usciamo e andiamo a vedere... Ah, ci sono le monete che ovviamente tu prendi. Scusa, perché segna qua di blu? Blu. Vai a capire. Comunque vedi, cioè,
Se vedete c'è anche la giostra, ci sono tutte le giostre e voi potete salire e divertirvi così praticamente. Forse devo andare. Scusami, Tisana. Da lei. Oh, sono davvero lieta di conoscerti. Cenerentola. Gli uccellini mi hanno detto che hai avuto molto da fare. Guarda, ho una sorpresa per te. Una bacchetta magica. Te la manda la fata Smimolina. Spera ti possa servire a fare tante Grazie. Belle cose. Abbine molta cura. E ricorda, usala con giudizio. È quasi ora di recarsi al ballo. Ovviamente ti serve il vestito adatto all'occasione. Se mi procuri ago, filo e della stoffa, sarò lieta di cucire per te qualcosa di speciale da indossare. Con l'aiuto dei miei Comunque, amici. Comunque, praticamente questo è il gioco. Se volete il continuo, fatemi sapere. Io vi saluto qui, se no sto video dura troppo. E ci vediamo nel prossimo nel prossimo vlog. Perché voi vedete il vlog. Aprimi A, così. Oh mamma, cosa c'era scritto? No, cosa c'era scritto? Oh mamma. Vabbè, continuo da solo, perché con una mano non si riesce a giocare. Per cui niente, se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ci vediamo lunedì o martedì, fatemi sapere, con il prossimo vlog pasquale, cioè di Pasqua. Io devo premere A, A e R, B. Ok, dove lassù? Non vedo niente. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Ciao, signore. Ehi, balza, balza per te.